Presentata presso la Torre Vinaria a Rocca San Giovanni, la card turistica del territorio realizzata dalla DMC Terre del Sangro Aventino, rinnovata ed ampliata come spiega Gian Lorenzo Molino. Da quest'anno la card si trasforma e diventa da uno strumento puramente cartaceo, uno strumento smart che attraverso una web app dedicata dà la possibilità anche a chi non conosce questo territorio, ma quindi insomma in fase di programmazione del viaggio, di poter accedere a una serie di informazioni per poi arrivare sul territorio che va dai Trabocchi alla Maiella e poter usufruire di ciò che la card offre. Coinvolge gli operatori di un territorio che vanno dalla costa dei Trabocchi al Parco Nazionale della Maiella, complessivamente 48 comuni che mettono in rete il meglio dell'offerta turistica di questo territorio, appunto, che va da una serie di siti della cultura e della natura, 20 complessivamente, a 134 operatori della ristorazione dei prodotti tipici e delle esperienze turistiche. Uno strumento di promozione turistica efficace e Paolo Primavera, presidente del Patto Sangro Aventino, auspica che possa diventare regionale. Con la presentazione di oggi promuoviamo il QR code. Il nostro auspicio è che questo strumento che dà la possibilità di promuovere le nostre attività sia turistiche che culturali diventi uno strumento di carattere regionale dove tutti gli operatori economici lavorano e diciamo utilizzano questo strumento. Questo è un progetto di cui siamo promotori, che curiamo da diversi anni, oramai sono 15 anni, però l'auspicio è che possa diventare uno strumento di promozione turistica di carattere regionale, che può essere veramente un trampolino di lancio per far conoscere il nostro territorio fuori dalle mura regionali, ma più che altro stimolare quella che è l'attività economica e i nostri promotori turistici. Alla presentazione ha partecipato l'assessore regionale Daniele De Mario. Sangro Aventino Card oramai è una card che conosciamo da parecchio tempo, quest'anno abbiamo una novità che diventa un po' più smart, è sicuramente uno strumento utilissimo per il territorio, per chi usufruirà di questo territorio in senso turistico, sarà uno strumento validissimo anche per noi per capire come i turisti si muovono su questo territorio che va dalla costa dei Trabocchi alla Maiella, quindi un'iniziativa importante che fa numeri importanti e che riteniamo possa e debba crescere e magari possa essere ampliato a tutta la regione Abruzzo.